Dai, riproviamo. Vai, ti prego, fammelo fare. Dai. Che bello quanto l'ha fatto lento. Vabbè, è simpatica comunque. No, ma sono qua. Bellissimo. Mi ricordo che qua c'erano dei dialoghi belli nel set nell'originale. Dove mi sono incastrato? È chiusa, come faccio a passare? Prima sediamoci un attimo a parlare. Non mi sembra il momento. Dai, vieni. Svelto. Una volta venivo qui a vendere i fiori, sai? Ah, sì? Tu invece eri un soldier della prima classe, giusto? Sì. Eh già. Perché me lo chiedi? Beh, niente. Pensavo che sei come lui. Lui chi? Il mio primo amore. Come si chiama? Magari lo conosco. Stai male? Deve aver detto sottovoce Sephiroth! Che belli. I tuoi occhi. Tutti i soldier ce li hanno così, per via della Mako. Sì, lo so. Scusa, non volevo annoiarti. Andiamo. Dobbiamo guardare avanti. Beh, tutto qua. Vabbè, sì, l'ha pagliacciato in fretta, Claudio. No, dai, posso fare lo scivolo. No, posso fare lo scivolo. No, posso fare lo scivolo di nuovo. Di nuovo posso fare lo scivolo. Non ci credo. Non ci credo. Questa è la cosa più bella che ho visto fino ad adesso su Final Fantasy 7. È la cosa più bella. No, beh, è pazzesco. Grandi che hanno fatto. Grandi che ci hanno pensato. Top, top. Questo toppissimo. Toppissimo perché significa tante cose. Significa che hanno voluto far fare al personaggio questa cosa. Bella questa realizzazione così, va bene. Vabbè, ci sta. Pensavo da quel punto che si potesse anche salire. Ah, ti fai interagire con tutti se vuoi, o quasi tutti. Carino, carino, carino.
Una cosa incredibile di questo pezzo. Ho i brividi adesso. A me la musica fa un effetto che è pazzesco. Io non so neanche. Ci sto dicendo cretinate. E ciò nonostante mi vengono i brividi. Perché l'ho scoperto questo brano prima di giocare a Final Fantasy VII. E però già conoscevo i Final Fantasy, quindi avevo già giocato all'8 e al 9 sicuramente, forse addirittura al 10 anche, prima di ascoltarlo. Poi avevano scaricato le colonne sonore dell'8 e del 9 perché mi erano piaciute da morire, e quando l'avevo scaricato ai tempi con WinMX sul computer, avevo fatto che scaricare anche quelle del 7, anche se non ci avevo mai giocato. E questo pezzo, e non solo, anche quello di Tifa e anche altri, ma questo pezzo in particolare... Nonostante io non avessi mai giocato il gioco, non avessi mai neanche visto, perché stiamo parlando di inizio 2000, non è che si trovassero così tanto materiale in giro. Nonostante questo, mi aveva colpito così profondamente e soprattutto mi aveva messo in testa un'immagine così chiara, così limpida del personaggio che poteva essere Aerith. Che poi, ok, è un personaggio stereotipato, quindi era anche facile poter immaginare un personaggio così. Però io giuro, non avevo mai visto nel personaggio, non avevo visto nulla del set, neanche l'ambientazione, non sapevo nulla. Ciononostante, nella mia testa, solo con le note del tema di Aerith, mi ero creato la mia immagine di Aerith. E quando poi giocai al set, cioè il set originale, e scoprì com'era Aerith, e per me fu incredibile. Fu incredibile perché rispettava, non al 100%, ma un buon 70-80% esattamente quello che mi ero immaginato. Stessa cosa per Tifa. Ed è pazzesco, perché è questo che deve fare una colonna sonora. Questo che deve fare un Nobuo Uematsu di turno, come in questo caso. La colonna sonora senza dialoghi, senza una grafica, deve comunicarti un'immagine in testa. Prima ancora che ti arrivi l'evento, prima ancora che il personaggio apra bocca, prima ancora che tu lo possa vedere il personaggio, anche soltanto quando lo intravedi, lo vedi magari dietro un'ombra come Sephiroth, e inizi a sentire il tema, cominci già a immaginarti qualcosa. La musica è bella quando ti crea questa immagine nella testa, ed è raro, è molto raro trovarne di pezzi che facciano questo lavoro, e questo pezzo, e Nobuo Uematsu in generale, è in grado di far questo. Ed è pazzesco, uno dei migliori compositori che conosca in ambito videoludico, senza alcun dubbio. Veramente bello. Coco. E qui. Ciotto mattete. Mite. Guarda. Qui c'è il passaggio segreto per il settore 7. Allora. Prego. Cioè, fai tornare a casa? E se ti dicessi di no? Ti accompagno. Ma no, figurati. C'erano i teppisti dietro l'angolo. Però ce la faccio da sola. Stavolta prendo l'altra scorciatoia, quella senza belve. Mi piace che ha frenato un sorriso. Allora, te ne vai già?